bottiglia è proprio quel che mi serve. Farò qualcosa di speciale con lei. Ma mi serve anche la mia penna 3D. Comincio disegnando intorno al collo della bottiglia. Devo creare una linea continua. A questo punto proseguo verso il basso e aggiungo ancora un po'. Mantengo la spaziatura regolare tra le linee così. Spero di non esaurire la plastica. Una volta fatto, disegno linee orizzontali. Devono incontrarsi con quelle verticali. Ti piace la casetta nuova? Penso di sì. Oh sì, shalalalala. Oh, ciao Wendy. Oh, scusa. Ciao. Quelli cosa sono? Sono i miei nuovi AirPod, sono favolosi. Non so come farei senza di loro. Posso vederli? Ah, beh, ok, ma fai attenzione. Sono bellissimi, forse me li procuro anch'io. Gina, no! Va tutto bene, li prendo io. Sapevo sarebbe successo. Tadan! Ehi, ma cosa... che c'è? Erano rotti così anche prima, vero? Mi spiace tanto, non l'ho fatta apposta. Perché doveva succedere? No, non piangere, ti prego. Aspetta, so come aggiustarli. Presto questa custodia diventerà un capolavoro. Mi serve la colla. Applico una linea sottile lungo la custodia. Così. Adesso prendo le pinzette. Le uso per incollare questi brillantini sulla custodia. Non voglio sporcarmi le mani. Uso diversi colori alternandoli. Faccio con calma, il lavoro deve essere perfetto. Non voglio che Wendy si arrabbi ancora di più. Fatto questo, aggiungo un'altra fila. Cerco di fare tutto con precisione. Sarà così colorata. Continuo verso il basso e il fondo della custodia. E poi faccio anche i lati. Devo coprire tutta la superficie. Questo sarà l'ultimo. Wow, guarda che bella! Non vedo l'ora di mostrarla a Wendy. Guarda cosa ho per te. La nuova custodia degli AirPod, spero ti piaccia. Ma dai, l'hai fatta per me, grazie Gina. Sai cosa? Ascoltiamoci un po' di musica. Dai, divertiamoci. Cosa ascoltiamo? Adoro questa canzone. Pronti, via! Fatti da parte, perdente. Bravo, coniglietto. Cosa? La tua zampa sta cadendo. Vabbè, non è un gran problema, ho un sacco di altri giocattoli. Quale scelgo? Questo va benissimo. Chissà che cosa hai dentro. Wow, quanta imbottitura, sembra una nuvoletta. Sì! Gina, ti ho portato dei biscotti. Gina, che cosa hai combinato? Quel povero dinosauro. No! Mi sto divertendo un sacco. Oh, ciao mamma. Che ti è saltato in mente? Hai distrutto i tuoi giocattoli! Cosa ho fatto? Sono un mostro! No, non piangere, non prendertela. Prendi questi. Torno subito. Rimedierò io a tutto. Disegnerò diverse versioni di questo personaggio su un foglio, usando una penna 3D per riempirlo. Seguo attentamente il contorno. Così è facile disegnare. E anche molto divertente. Ok, il primo è fatto. Adesso lo disegno di profilo. Sempre seguendo il contorno. Passo alla prossima fase. Devo assemblarlo. Ho creato una cornice unendo insieme i due pezzi. Adesso riempio tutto con la penna 3D. Creo dei fili sottili lungo la cornice, come se stessi colorando un disegno. Mantengo le linee molto vicine tra loro. Continuo così. Mi sto divertendo molto. Decisamente meglio che lavorare con ago e filo. Non deve essere tutto perfetto, non ancora, ma ricopro quanto più possibile, così dopo il lavoro sarà più semplice. Questo non sarà il giocattolo completo, manca ancora qualcosa. Ecco, il primo lato è terminato. Adesso lavoro sull'altro. Farò la stessa identica cosa, disegno lunghe linee orizzontali. Vado più veloce, ormai ho preso la mano. Ed ecco un'altra parte finita. Passo la penna qui e costruisco i vari strati, poi aggiungo le linee verticali. Così coprirò gli spazi vuoti, non devo dimenticare le orecchie. Ecco fatto, comincia a prendere forma. Ora prendo la carta vetrata e la strofino sulla plastica. Wow, visto che roba! Meglio di come avevo immaginato. Aggiungo i dettagli adesso, coloro i suoi occhi di nero. Ho fatto delle piccole tacche per loro. Faccio l'altro. E adesso cambiamo colore per le guance. Magari potessi truccarmi anch'io così. Questo tono di rosso mi starebbe così bene. Prendo un pennarello nero e coloro la punta delle orecchie. Basta colorarne solo una piccola parte.
c'è ancora una cosa che manca alla coda. L'attacco qui ed ecco fatto, molto bello. Gina, ho qualcosa per te. Davvero? Yes. Tieni. Wow, mamma, è fantastico, l'adoro. Guarda, resta tutto d'un pezzo anche se lo tiro. Posso anche morderlo. Ah, divertiti, tesoro, vi lascio qui a giocare. Io vado a guardare la TV. Buonanotte, Gina. Oh? Cos'è questo rumore? C'è qualcuno? Mi sarò immaginata tutto. Provo a riaddormentarmi. Ma cos'è? Non è divertente! Va via! Fatti vedere! Mamma! Cosa c'è che non va, tesoro? Mi sa che c'è un mostro in camera! Ma no, va tutto bene, non c'è niente! Sì, l'ho sentito! Era spaventoso! Tranquilla, sei al sicuro! Ci sono! Accendo una di queste luci! Grazie, mamma! I miei occhi! Non riesco a dormire! Non andare via, mamma! Che c'è adesso? La luce è troppo forte! Scusa, cara! Aspetta, forse ho un'idea! Mi serve un po' di colla! La colla non delude mai! Dammi solo un momento. Userò questo stampo a forma di cuore. Metto la colla negli stampi e riempio tutto fino all'orlo. Devo riempire l'intero stampo. Poi lascio la colla a far presa e adesso posso estrarre i cuoricini dagli stampi. Lo stampo di silicone rende tutto più facile, che bella sensazione! Molto rilassante. Non mi serve più lo stampo. Riscaldo la pistola per colla e inserisco il beccuccio nel cuoricino. Così creo un buco. Faccio lo stesso con gli altri. Devo fare tutti i buchi della stessa misura. Ed ecco fatto. Inserisco delle luci a LED dentro i cuoricini. Entrano alla perfezione. Non ci vorrà molto. E il risultato sarà spettacolare. Avrei dovuto pensarci prima, Gina sarà contentissima, sono così carini! E a posto! Adesso accendo le luci! Wow, che bello! Sono le luci più belle di sempre, grazie mamma! Sono così carine! Lo penso anch'io, dormi bene, a domani! Ah, così va meglio! Fantastico, non vedo l'ora che cominci la festa! Credo sia tutto pronto! Buon compleanno! Grazie, mamma! Guarda, questo è per te! Oh, un testone gigante! Proprio quello che ho sempre voluto! Sapevo ti sarebbe piaciuto! Non so cosa dire! Sto scherzando, questo è il tuo vero regalo! Ci avevo creduto! Wow, grazie, mamma, l'adoro! Thank you. Però fai attenzione, ok? Certo, puoi giurarci! Ora vai a scuola. Oh, hai una piccola macchia qui. Il testone lo tengo io. Wow, incredibile! Che bel regalo mi ha fatto la mamma. Proprio fantastico. Volevo un nuovo telefonino da così tanto. Oh, sono già a scuola. Ciao, Matthew. Guarda che cos'ho. Così non va bene per niente. Guarda, la mamma ci resterà malissimo. Che cosa posso fare? Che disastro! Non posso starmene con le mani in mano. Gina, stai bene? Non voglio che mi cada il telefonino, si romperà. Tranquilla, ho per te una custodia. Oh, beh, non è proprio il mio stile. Aspetta, ho un'idea. Vedrai. Che stai facendo? Faccio un bel makeover alla custodia. Metto il sigillante in un bicchiere. Così dovrebbe andare. Ora mi serve della tempera acrilica, ne metto solo poche gocce. Do una bella mescolata. Voglio mescolare tutto. Non ci vorrà molto tempo e mi piace questo colore. Davvero niente male. Adesso la prossima parte. Ho una tasca da pasticcere. La riempio con la mistura sigillante. Mi sento come se stessi decorando una torta. Il bicchiere non serve più. Uso un bastoncino per spingere questa mistura giù nel fondo della sacca e credo sia pronta. Non mi resta che fare un nodo, così. Meglio assicurarmi che sia bello stretto, non voglio fare pasticci. Taglio l'estremità della sacca. In questo modo, non troppo però. Così va bene.
E adesso versiamo. Ecco la custodia! Devo applicare la giusta pressione alla sacca e creo un motivo a spirale. Continuo così lungo tutta la custodia. Mantengo le spirali vicine l'una all'altra e con un leggero colpetto creo una piccola cima. Non male, davvero! Forse dovrei fare un corso di pasticcere. Possiamo usare sigillanti di colori diversi, ma a me piace questo color lavanda. Ha qualcosa di rilassante ed ecco l'ultima riga. Aggiungo un simpatico koala, lo premo così, voglio che faccia presa. Questo orsacchiotto qui nell'angolo, uso le pinzette per sistemarlo. Non voglio rovinare tutto proprio adesso. Aggiungo qualche altro pupazzetto, sono molto carini. Ora riempio gli spazi vuoti con delle stelle. E mi sa che ho finito. Aspetto che il sigillante si asciughi e voilà! Che te ne pare, mamma? Bello, vero? Sei una vera artista! Devi aver preso da me! Ah, grazie, credo. Allora, quando arriva la torta? Vado di fretta! Ok. Non fare caso a me! Ma che fai? Non ho tempo di spiegartelo! Ehi, rallenta! Che succede? Come mai così tanta fretta? Ho un appuntamento con Chris. Guardalo, quanto è carino! Se lo dici tu, dovevo immaginarlo. Devo prepararmi e devo essere bellissima. Anzi, perfetta. Rilassati, andrà tutto bene. Ok, credo di essere pronta. Mi serve una collana. Oh, non male! Questa mi sta sempre bene. Ah, non riesco a chiuderla. Non mi entra più. Luna, mi aiuti, per favore? Ok, da qua. Ecco qui. Oh! No! No! La mia collana! Oh, che disastro! E adesso come faccio? Mi dispiace, forse posso rimediare. Deve esserci qualcosa che posso fare. Ci sono, userò questa penna 3D. Posso usarla per disegnare su questo busto. Disegno piccole spirali con la penna tutte intorno al collo del busto. Ancora altre spirali, continuo così. Ecco, credo che basti. Un bellissimo choker. Jennifer, guarda che cosa ho qui. Cosa? Oh, l'hai fatta tu. Sì, per te. Wow, grazie. La adoro, mi sta benissimo. Wow. Sì, ma devi sbrigarti, su. Divertiti. Oh, già, la chiave. Ma dove l'ho messa? Certo, sarà nello zaino. Deve pure essere da qualche parte. No, dai, sul serio. Non la trovo. Ma ho un'idea. Mi ci tuffo dentro. Vediamo. Devo andare più a fondo. Eccola, l'ho trovata. Che faticazza, accidenti. Adesso ci siamo. Ok, adesso posso aprirlo. Aspetta un attimo. Ho un'idea migliore. Ho la mia penna per il disegno e un cuoricino che ho disegnato. Basta seguire il disegno. Bello! Adesso posso riempirlo così. Questa è la mia parte preferita dei disegni critici. Adoro fare queste linee così lunghe. Ok, il cuore è fatto. Adesso mi basterà attaccarlo ad un portachiavi in questo modo. E fatto, è finito. Carinissimo! Adesso non perderò più le chiavi. Era quello che ci volevo. Altro giorno, altri soldi.
Aspetta, hai qualcosa di fluo? Ecco. Ok, puoi entrare. Divertiti. Wow! Cosa c'è? Un party fluo, il tuo dov'è? No, dico, guarda il mio look, ti sembra che mi serva altro? Guarda il cartello. Fluo. Visto? Va bene. Facciamo festa! Cioè dovrei vestirmi in quel modo? Aspetta, da qui. Ehi, che stai facendo? Insomma, era la mia bibita. Userò un po' di plastica e la penna 3D. Lascio un po' di spazio tra ogni spirale. Continuo così per tutta la lunghezza del bicchiere. Questo rosa è così bello! Ancora un po'? Così dovrebbe bastare. Poi metto la mano nel bicchiere e faccio scivolare il bracciale sul polso. Ecco, un bel braccialetto! Il bicchiere non mi serve più. Alt! Vediamo la roba fluo. Tada! Va bene adesso? Vediamo, non saprei. Che ne dici, può andare? Allora? Avanti, fammi entrare. Va bene, mi piace. Puoi andare. Finalmente. Sì, ok, ma la mia bibita? Che balletto divertente. Oh, chi sarà? Vado io. Ah, ma ci stavamo scatenando. È arrivato un pacco. Sì, sono le mie Crocs. Sono bellissime, le adoro. Wow, che invidia. Le mie sono così fusse. Ma forse posso migliorarle, sì. Disegno un fiorellino e prendo la mia fidata penna 3D. Due petali fatti, adesso gli altri. Traccio le linee avanti e indietro. E voilà! Adesso con il giallo colore di sotto. Oh, è venuto davvero carino. Adesso facciamo una fragola, sì. Tracciamo tutto il contorno. Così. Poi usiamo il verde. E naturalmente il resto sarà rosso. Verrà proprio bellissima. E adesso una stellina. In questo caso non mi serve neanche un modello. La disegno a mano libera così. Il giallo renderà tutto luminoso e scintillante. Ed eccoci! Il momento delle scarpe. La stellina la mettiamo qui. E qui le altre decorazioni. Ah sì, così va molto meglio. Proviamole. Oh, ma che meraviglia! Le adoro! Proprio un gran bel lavoro, Katie. Tieni, ti regalo il fiore. Oh, grazie! Vuoi vedere qualcosa di fantastico? Guarda che cos'altro ho qui. Queste le metto sopra le scarpe, così avranno un nuovo look. Ho usato la penna 3D per fare anche questo. Sono stupende! Ehi, ma noi stavamo ballando! E adesso abbiamo anche le scarpe nuove. Spero di essere pronta per il compito. Che sta succedendo laggiù? Togliete quelle teste! Stasera si fa festa! Una festa! La migliore! Ci sto! La miglior festa di sempre! Ed io ho il vestito giusto! Si va alla festa, sì! Che unghie però, non posso presentarmi così! La manicure costa troppo! Quanto a lungo potrò nasconderle? La penna 3D! Vuoi belle unghie? Prima stendiamo della carta da forno. Definiamo prima le cuticole e tracciamo il contorno dell'unghia. Poi spostiamo la carta di lato. E finiamo di disegnare l'unghia. Riempiamo tutto con la penna. Il rosso funziona sempre. Finora niente male. Cerchiamo di curvarla un po' per dare la forma giusta. Poi rimuoviamo la carta
e dovrebbe calzarti a pennello. Tadam! Splendente! Come farei senza questa? A chi serve una costosa manicure quando puoi fare tutto da te? Ehi, hai delle unghie favolose! Grazie! Questa sì che è una botta di autostima! Sono pronta! Niente è meglio di una lotta con i cuscini! Oh, i capelli! Non vedo più niente! Oh, aspetta! Pausa! Time out, va bene? Ah, ce l'avrò un elastico per capelli! Più o meno! No, giù le mani! L'ho vista prima io! Ah, ma io ne ho più bisogno! Dammela! Ah, guarda che hai combinato! Ma forse io ho la soluzione! È ora del piano B! Aiutaci tu, penna magica! Sarà anche divertente! Prima tracciamo delle linee così. Le uniamo qui sopra e le coloriamo tutte. Tra un attimo sarà più chiaro. Facciamo anche dei piccoli cuoricini così. Carini, vero? Un altro. Mancano i brillantini adesso. Poi uniamo le due parti tra di loro. E la applichiamo sui capelli. Addio capelli davanti agli occhi! Wow! Wow! Possiamo ricominciare! Quasi finito di lavare il piatto. Un'altra tazza, signorina. Lava anche questa. Va bene, questa è basta. Ma come fa a sporcarsi così una tazza? Ma che... la mano! Oh no! Oh, si è rotta! Meno male, è ancora intera. Oh no! La mamma mi ucciderà! Accidenti! Ma forse posso aggiustarlo! Niente colla, più qui la mia adorata penna 3D. Basta riempire la tinta in questo modo. Con lo stesso colore, così il danno sarà invisibile. Poi via lungo tutto il manico. Lungo il bordo così, non ci vorrà molto. Fatto da questo lato, procediamo. Dedichiamoci alla parte sopra e sotto del manico, d'altronde la parte più importante della tazza. Bisogna fare bene questo lavoro. Ecco qui. Ciao, tieni del succo. Ma guarda, hai decorato il manico. È successo per caso qualcosa? No. Beh, adesso è più saldo in effetti. Grazie, penso. Meno male, ha funzionato. Adesso le unghie lucide. Ok, il rosso andrà benissimo. Oh, cavolo, che guaio! Sono un'imbranata. Accidenti. Coraggio, proviamo a pulire. Pulisciti! Ci vogliono maniere forti. Ancora lì! Oh, va bene, allora. Adesso sì che ragioniamo. Anche peggio di prima. L'ho distrutta completamente. Ma forse con un po' di creatività. Sì! Diamoci da fare. Farò una nuova custodia con la mia nuova penna 3D. Somiglia già a una custodia, vero? Attenzione ai lati. E potete usare il colore che preferite. Oh, questo è in tinta col mio vestito. Ehi, che si dice? Ciao, Ava. Oggi sei davvero splendida. Ma quello è... No! C'è David! No, i capelli! Dovevo fare colpo su di lui! Ah, stupidi capelli lunghi! Così va meglio! Non ha neanche fatto caso a me!
Ava prende tutte le attenzioni. Sul serio? Proviamoci di nuovo. Va tutto bene? Un buco! Ho perso tutto, accidenti! Questo giorno va di bene in meglio. Ciao, David! Oh! Guarda gli orecchini di Annie! Ehi! Dici a me? Scusami? Dove vai? Ah! Davvero ti piacciono? Sono unici nel loro genere! Mandami un direct su Instagram! Annie pensa di passarla liscia? I suoi orecchini sono carini, in effetti. Mi piacciono i tuoi orecchini. Ti aiuto a farli se vuoi. Tracciamo una foglia con la penna 3D. Poi la coloriamo. Sembra proprio vera, vero? Quando è asciutta, attacchiamola ad una catenina. Poi aggiungiamo un'altra foglia. Possiamo farla in tinta. Carine! Annie? Grazie. Sembrano anche costosi. Sto battendo tutti i record. Ci vuole una pausa. Fissando lo schermo mi è venuto sonno. Oh, sì. Interessante. Oh, che cos'è stato? Non era il gatto, spero. Oh no, i suoi occhiali! Mi farà a pezzi. No, accidenti a me. Adesso che ci penso, però, la mia penna sistemerà tutto quanto. Prima facciamo il contorno delle lenti. Poi lavoriamo lungo i bordi, così. Poi li uniamo. E adesso le aste. E voilà! Fatto! Sembrano carini, vero? Piano piano... Oh! C'ero quasi. Ehi, le vanno benissimo! Ho dormito con gli occhiali? Oddio! Che strano. Vabbè. L'ho fatta franca. Chissà come fa la gente a non bere sempre limonate appena spremute. Che noia. Magari esco un po'. Ma devo mettermi le scarpe. Bene, allora. Yuhuu! Sì, Ava? Portami le scarpe. E in fretta. Ho scelto le tue scarpe più belle. No! Oh, ok. Rosso fuoco? No. Sandali? Forse le sneakers? No! Sulle scarpe sono incontentabile. Tutto il resto è già perfetto così. Ava, questo è l'ultimo paio che ho. Ma su, non sta mica piovendo. La prego, non mi licenzi. Va via e basta, su. Devo trovare una soluzione. Forse posso crearle io? Oh, cielo, sto impazzendo. Forse le piaceranno queste? È la mia ultima chance. A meno che... Quel vaso forse... Ho trovato! Usiamo una penna 3D per riempire gli spazi. Continuiamo fino a quando completiamo la forma che vogliamo. La prima suola è pronta! Adesso prendiamo una ciotolina di carta e la tagliamo a metà. Con la penna la incolliamo alla suola. Queste strisce la terranno a posto. Continuiamo! E una volta fatto tutto, rimuoviamo la parte di carta così. Usiamo un nastrino per unire tutte le strisce. Un bel fiocchetto e voilà! Carinissime! Ava le adorerà! Oh, Ava! Ho trovato un paio perfetto per lei, vede?
Seriamente? Serissimo. Sul serio? Oddio, fa sì che le piacciono. Ne va del mio lavoro. Sicuro? Mi gioco la vita in questo momento. Prenditi un calmante, le indosserò. Oh, in effetti sono proprio carine, sì. Speriamo siano della mia misura. Belle! E poi sono davvero uniche. Le sfoggio subito su Instagram. Ma che disordine! Mica penserà che pulisca io. Quando la vita ti mette nei guai, niente panico, c'è sempre una soluzione. Basta essere creativi! Quale lavoretto ti è piaciuto di più? Rispondi nei commenti qui sotto, condividi il video con gli amici ed iscriviti al canale per altri video divertenti come questo qui.